Ciao ragazzi, sono Samu83, eccoci qua su Minecraft. Allora, finalmente la farm di polli è ben avviata. Si vede che con l'ultimo aggiornamento l'hanno un po' fixata perché tipo un uovo ogni milione mi dava fuori un pulcino. Adesso ovviamente ve lo ripeto come funziona. Praticamente c'è questo circuito qua, praticamente cosa succede? Praticamente cosa dico ancora una volta? Allora, qua ci sono polli, due polli, pareva di più. Ah, tra l'altro qua ci ho messo i cavalli, ma non so che come cavolo fare. Cioè, è venuto fuori un casino. Dopo vi spiego. Allora, i polli, cioè le galline, queste sono galline, fanno le uova. Una volta che fanno le uova, l'uovo attraverso la tramoggia va in questo distributore. Quando il distributore riceve il segnale, lo spara qui sopra questa lastra di pietra, e ovviamente il pulcino piccolo resta lì. Quando poi cresce si brucia, si cuoce, così abbiamo la farm di polli cotti di piume già pronta. Vedete quanto ne sta facendo adesso questo qua? Non so quanto ci metterà a crescere, però si sente bene. Qui avevo fatto la stessa cosa che avevo fatto per le mucche e per le pecore con la lava, ma i maiali purtroppo ci passano. Quindi sono andato a prendere un po' di cavalli, 2, 3, 4, adesso non mi ricordo, tanto è pieno di cavalli nella zona mia qua, e li ho messi, ma buh, non mi ricordo più cosa mangiano. Io gli ho messo anche il grano quando gli ho preparato la stanza, buh. Perché non so neanche se i puledri passano sul blocco di uno. Buh, i puledri sono i figli di cavalli, diciamo. Questo qua è ancora a posto. Va bene, dai. Allora, noi ci spostiamo. Eccolo lì, un altro cavallo. Ma non lo prendo più, basta, sono stufo. Adesso vi faccio vedere un aggiornamento sulla super mega suite della montagna che si accede tramite tunnel sotterraneo, perché appunto, se no non era una super mega stanza VIP. Guarda che bello, tutto in arenaria ovviamente, terracotta nera perché avevo ancora un botto di nero che avanzava. Quindi noi andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, tutto in arenaria. Vabbè, il pavimento in betulla. Adesso entriamo, guardate qua, qua ho fatto la sala. Ah, ho messo i quadri, i muri, ne avevo un pochi. E ho messo i tavolini, i lettini e questo buco qua. Voi ragazzi direte: ma che caspiterina è? Questa è una piscina automatica, guardate. Tac, e c'è l'acqua. Mi fate un tuffo. Tac tac tac, così. E adesso là, la spegniamo. Là, vedete? Ma che bella. Poi, allora, questo piano qua, ragazzi, se volete voi nei commenti mi dite cosa fare. Io ovviamente una roba che io riesco a fare perché purtroppo io a livello, sì, non sono tanto bravo, ecco, diciamo. E questa è, diciamo, la mia, questa è la stanza da letto della suite, super mega suite. Vabbè, non è un lato vero, ma diciamo che cosa ha di particolare questa stanza? Niente, che ha bei quadri innanzitutto, e poi ci ho fatto giusto un piccolo lavoretto che è questo. Vedete? Abbiamo la luce, cioè non è automatica. Gli altri ci ho messo i blocchi di luminite che fanno sempre luce perché sono ambienti che devono stare aperti, diciamo, 24 ore su 24. E qua invece che si va a dormire si spegne la luce. Ovviamente io la lascio sempre accesa perché, uno, non pago io le bollette. Secondo, è meglio evitare lo spawn di qualche creeperino, di qualcosa. Quindi abbiamo qua la piscina automatica. Tac. E la lasciamo chiusa. Luce accesa e acqua chiusa. Bene, adesso torno indietro che voglio fare una piccola costruzione con voi. Allora, ci siamo appena svegliati perché ovviamente c'era la notte, io non volevo. Allora, io cosa vorrei fare questo gameplay? Vorrei costruire una cuccia per il cane. Perché questo pappagallo qua, Sirio, qui, e insomma, ogni volta che
Cioè, sempre che abbaia, abbaia sia il vabbè, cane, è giusto che abbaia, ma lui abbaia più del cane. Quindi vorrei tipo metterlo di qua. Spero di non farmi male, spero di aver preso tutto. Sì, vorrei tipo fargli qua una cuccia, di quelli, una cuccia proprio facile facile. Tipo, possiamo mettere allora. Ehi, buongiorno. E chi c'è qua? Così. Allora, volevo fare con il mattone di prismarino e il tetto di porpora. E vabbè, due luci dentro, giusto così. Allora, quindi possiamo iniziare. Allora, io metterei qua l'ingresso. È che mi si è caduto via. No, lo facciamo che qua sarebbe più in centro. Va bene, dai. Mettiamo qua, tanto questo qua si può camminare sopra. Quindi questo è il retro, diciamo, praticamente, quindi lo facciamo 2x2. Quindi 1, 2, 2 e quindi 1, 1. E buongiorno. 1, 2. Là, così. Così viene fuori giusta, diciamo. Così. Ok, dopo il pavimento ci pensiamo. Ok, insomma, vabbè, mi faccio questa cosa qua per fare le scale. Eh sì, l'ho presa. Ah, eccole qua. Quindi. Eh sì, ma le scale vanno fatte. Qua. Tac, tac. E mannaggia. Tac. Vabbè, io finisco intanto. Dai, vi faccio vedere quando è finita. Dovrebbe essere terminata adesso la struttura esterna, ovviamente l'abbiamo finita. Adesso mi riprendo questi materiali perché qua sono buoni, ma ok, quindi questa qua è così. Ah sì, mettiamoci ovviamente una e due per fare un po' di luce. Ah, caspita, qua è vero. Anch'io che l'ho fatta larga 2, va benissimo, eh. Proprio. Allora, facciamo così. Ok. Quindi, finito con questo, mettiamo la recinzione. Spero che mi basti. Sì. Così, 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 così. Il cancello, sempre in betulla. Così, ecco, quindi qua ci mettiamo, sì, giusto, perché poi qua ci mettiamo magari qualcosa per lui, no? Quindi, allora, dov'è la pedana di nuovo? Che sono furbo io. Oh. Ma niente da fare. Va bene, così prendo anche altre due cosette e poi vediamo per il pavimento e vediamo un po' che cosa fare. Così è più tranquillo anche lui. Quindi in teoria vediamo se ho preso tutto. Allora, vediamo un po'. L'esterno, mentre lo facciamo in sabbia, ho dovuto togliere di nuovo le fence, come si chiamano, le ringhiere, come le chiamate voi lì. L'interno lo facciamo di legno che è bello caldo per il freddo, così. Poi. Ah sì, è vero, il tappeto lui per bere, per dormire lo mettiamo così. Perfetto, così lui se vuole si fa una bella. Poi mettiamo la recinzione di qui che ho sbagliato, vabbè. Perfetto. Allora, un buchetto qui. Tac. Ci mettiamo i tappeti rossi, avevo solo quelli disponibili, non avevo proprio tappeti, dovrei farli, eccetera, eccetera. Qua mi piglio uno di calmati un po'. Mi prendo uno di terra. Gli sgnacco questo. Vedete che non ho. Ecco qua la mia farm che funziona. Questo lo posso anche buttare via qua. Ah no, c'ho la fornace, è vero, c'ho l'inceneritore. E spero che
Babbeo che sono. No, ma gliela posso mettere sopra. Fermo lì, mi sono ripreso anche la pedana e non so dove era sparita prima. Ok, tac, adesso andiamo a prenderci Ercane e lo portiamo nella cuccia. Vero, prima di prendere il cane ovviamente vorrei mettere calderone, non ce l'ho, come caspiterina si fa? Dov'è il calderone? Dov'è? Non penso che sia qua, eh. Forse qua delle armi? Sì, qua secchio. Eccolo lì. Ah, solo ferro, perfetto, ferro ne ho. Quantità industriale, andiamo a prendercelo subito, anche grazie alla mia farm di ferro. Guardate, tra l'altro, off camera mi sono fatto una nottata di mining, guardate qua quanto carbone ho tirato fuori col mio piccone. Con fortuna. Allora, il calderone ce lo pigliamo, secchio d'acqua ce l'abbiamo, questo mettiamo qui. E che cavolo ero venuto a prendere qua? No, il secchio d'acqua è vero, no, dobbiamo prendere il cane, così almeno c'ha da bere e siamo a posto. Vieni bello. Ah sì, è vero, devo dirgli che è furbo. Vieni, stavo per fare un danno, eh. Andiamo, andiamo. Vabbè che lui ci segue a prescindere. Però, mannaggia, comincia a farsi buio anche. Dai, dai. Vieni, vieni. Vieni, prima che esplode tutto qua. Portiamolo dentro. Ottimo, è entrato. Perfetto. Fermo lì che adesso ti do da bere. Per quello, ecco, meglio farlo sfalciato. Vedete così. Perché cavolo di casino che ha fatto? Perché? Perché sto casino qua? Buh. Ok, ah, un po' di torce, è vero. Che non vorrei facesse troppo. Eh sì, buongiorno. Quale devi mettere? Una qui e una qui. Poi ne mettiamo un'altra, una qui. Bene. Una qui. Poi ne mettiamo magari una, due qua. Una, due qua. E una, due qua. Perfetto. Adesso magari ti troverò un amico anche, dai, appena lo trovo. Tanto c'ho, fermo lì, c'ho un disastro di ossa. Tu puoi stare, anzi, vieni qua. Vieni dentro qui, che così non prende la pioggia. Vieni. Caspiterina si fa, spingi, vai. Vai. Vieni. Perché mi guarda così? Dai, eh. Va bene, dai. E quando si sposta, dai, vai. Vai di là. Niente, vabbè, lo lasciamo tipo di qua, vediamo se viene fino qua. Ecco. Meglio di niente. Ok, perfetto. Bene ragazzuoli, quindi io scappo a dormire, io come sempre vi ringrazio, come sempre commentate, scrivete, lasciate mi piace, eccetera, eccetera, io vi ringrazio, vi saluto, ciao ragazzuoli, sabato 3, bye bye bye.